Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Aquesio. L'arrivo dell'atteso decreto sostegni del governo Draghi ha purtroppo suscitato ancora una volta insoddisfazione e frustrazione tra imprenditori e professionisti. Le indispensabili attività di contrasto alla pandemia devono andare di pari passo con la difesa del tessuto produttivo fino al momento della ripartenza, ma con questi aiuti non ce la possiamo fare. L'unico modo per aiutare veramente le imprese è farle lavorare. Il nostro appello è rivolto a Regione e Governo: fateci lavorare. Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, si fa così portavoce delle migliaia di imprese umbre che stanno pagando un conto pesantissimo alla pandemia, ma che non vogliono arrendersi e chiedono in sicurezza di poter ripartire. Per quanto riguarda il contrasto alla pandemia, sottolinea il presidente di Confcommercio Umbria, bisogna accelerare il più possibile i tempi della campagna di vaccinazione, evitando però l'adozione di strategie di contrasto dell'epidemia incentrate su lockdown e limitazioni di circolazione che sono economicamente e socialmente insostenibili. Quello che serve è una strategia articolata che consenta un salto di qualità per far convivere salute e lavoro e mettere quindi il sistema in condizione di ripartire subito e in sicurezza. Per Confcommercio è fondamentale poter riaprire e lavorare rispettando naturalmente tutte le regole e i protocolli di sicurezza a tutela della salute di tutti gli imprenditori, collaboratori e consumatori. La seconda priorità, aggiunge il presidente Mencaroni, riguarda essenzialmente il nodo dei ristori, indennizi e degli ammortizzatori sociali. I nostri settori sono quelli maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e dei conseguenti provvedimenti adottati. È di 435.900 euro il finanziamento regionale per la scuola dell'infanzia di Castel Viscardo. Lo rende noto l'amministrazione comunale dopo la comunicazione dell'assessore regionale al settore scuola Paola Gabiti. I fondi serviranno per lavori di messa in sicurezza e prevenzione sismica e rientrano nel pacchetto da 10.800.000 euro stanziato dalla giunta regionale dell'Umbria. La nostra scuola di Via del Boschetto, realizzata negli anni 70 e dove trova sede, oltre all'attività prescolastica rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni d'età, anche il micronido e l'altalena, affermano dall'amministrazione la risultata prima nella graduatoria dei comuni sotto 5.000 abitanti. Questo anche grazie ai lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica svolti dal comune, che avevano contribuito notevolmente a rendere concreto il finanziamento. Inaugurata nel settembre del 2019, la scuola ha avuto numerosi interventi che la rendono oggi sicura, moderna e totalmente green. La messa in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado, aggiunge l'amministrazione, la nostra priorità e l'investimento più importante per il futuro. Da Perugia a Terni, da Città di Castello a Orvieto, passando per Castiglion del Lago, Gualdo d'Adino, Pantalla, Foligno e Norcia, martedì 23 marzo le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL dell'Umbria hanno portato in piazza centinaia di lavoratori nel pieno rispetto delle normative anti-Covid per far sentire nella politica regionale la rabbia e il disagio del mondo del lavoro, dei pensionati, dei precari e dei disoccupati in un momento di grandi difficoltà come quello attuale. Una manifestazione che ha chiesto a gran voce risposte concrete e immediate su vari fronti, a partire da quello sanitario. La campagna vaccinale, hanno sottolineato i segretari generali di CGL, CISL e UIL dell'Umbria, è partita male e prosegue peggio, posizionando la nostra regione agli ultimi posti per tasso di popolazione vaccinata. Serve organizzazione, trasparenza e più personale, procediamo a rilento anche per le difficoltà della nostra sanità, frutto di scelte politiche ben precise, caratterizzate da mancanza di assunzioni e dal rifiuto di ascoltare le lavoratrici e i lavoratori del comparto. Oggi siamo qui perché l'Umbria vive un momento particolare come il resto d'Italia. Abbiamo perso tanta ricchezza dal 2008 in avanti, la pandemia ci ha dato una mazzata finale, abbiamo oggi una grande occasione. Ci sono tanti soldi a disposizione che sono le risorse europee, i soldi per il terremoto, per le aree interne, per le aree di crisi, e quindi chiediamo agli amministratori, alla politica, di sviluppare tutte le migliori energie per fare un nuovo modello di sviluppo per l'Umbria. È un'occasione che non possiamo perdere, ecco perché il momento adesso e nelle prossime settimane si deciderà il futuro dell'Umbria. Quindi chiediamo di concentrare l'attenzione su questo aspetto e di partecipare alla decisione in modo tale che i cittadini e i lavoratori siano coinvolti e si guardi con più fiducia al futuro. Francesco Ciurnella, segretario generale UIL Pensionati dell'Umbria, quest'oggi in piazza anche la categoria dei pensionati per portare la voce dei pensionati alla politica. Siete stati molto attivi ultimamente, specialmente sul tema del contrasto alla pandemia e sull'utilizzo dei vaccini. Ecco, qual è la posizione dei pensionati oggi qui che protestano?
Beh, il punto della situazione è certamente negativo, lo possiamo vedere guardando proprio la giornata, la quotidianità che viviamo ogni mattina. È molto semplice, non ci sono operatori che possono fare i vaccini, molti pensionati hanno dovuto saltare per via della mancanza e del blocco dell'AstraZeneca e quindi abbiamo di fronte una situazione molto negativa. La situazione che dobbiamo affrontare, come ho già ripetuto in molte altre occasioni, qual è? È che noi dobbiamo unire in maniera coerente, in maniera scientifica, tre concetti che sono fondamentali sotto ogni punto di vista. La ricerca scientifica, l'efficienza globale del sistema sanitario, ma soprattutto il corretto comportamento di ognuno di noi. Perché se non si applicano questi tre concetti, noi ci troveremo in pessime condizioni. Pur tra mille difficoltà del periodo, la Spring Endurance Cup 2021 si svolgerà regolarmente nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid domenica 28 marzo a Città della Pieve, con apertura delle scuderie e accoglienza di atleti e cavalli già nella giornata di sabato 27 marzo. La manifestazione sportiva quest'anno non avrà la sua solita proiezione internazionale, ma l'evento organizzato dalla SD Wild Horse prevede comunque la seconda tappa della Coppa Italia Giovani Cavalli 2021. Nelle prime tappe del campionato regionale Umbria e del campionato regionale Toscana, valide per il campionato interregionale Umbria-Toscana. Il percorso sarà caratterizzato da anelli prevalentemente pianeggianti che si sviluppano in argini di fiume, strade bianche e carraie. Le strade interessate saranno chiuse al traffico e saranno presenti due punti acqua e tre punti assistenza a cura del comitato organizzatore. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio, torna puntuale tra un'ora.